Ciao a tutte e a tutti. Stasera faccio una diretta per dire due parole sulla crisi tra Ucraina e Russia, sul ruolo dell'Italia, perché pare che finalmente anche nel nostro paese ci si è resi conto che un attimo alle porte d'Europa, in realtà già diciamo, nel cuore dell'Europa per tanti versi, c'è il rischio che scoppi quella che Biden stesso ha definito la terza guerra mondiale. E finalmente se ne sta cominciando a parlare. È una questione seria, per troppe settimane non se ne è parlato assolutamente. Io voglio dire una cosa proprio come premessa. Io credo che il compito nostro, dei cittadini, delle cittadine, insomma, di tutte e tutti noi che hanno a cuore il futuro della nostra gente, il futuro nostro, delle nostre famiglie, del nostro paese, sia quello di mobilitarsi contro una possibile escalation, contro una possibile guerra nel cuore dell'Europa. Per fare questo va bene, appunto, anche fare una riflessione collettiva, fare una diretta, però la cosa fondamentale è la mobilitazione e la presenza fisica. Per questo, già vi do un primo appuntamento. Sabato 19 febbraio alle ore 11 c'è un primo appuntamento di mobilitazione davanti alla base NATO di Giugliano, in provincia di Napoli, quindi in Campania, per dire no alla guerra in Ucraina. È questo tipo di mobilitazione che dobbiamo cercare di costruire, dobbiamo cercare di far rinascere un movimento antimilitarista che lotti per la pace e che sappia imporre al nostro governo di non fare nulla che vada contro gli interessi della nostra gente. Per entrare nel caldo, insomma, della questione Ucraina-Russia, quello che cerco di fare stasera è partire da una frase di Julian Assange, che è ancora recluso, che è colui che ha svelato una serie di informazioni segrete degli Stati Uniti, che ha svelato anche le torture, i massacri degli Stati Uniti a partire dall'Iraq, seguendo con l'Afghanistan. La frase è questa: se le guerre cominciano con le menzogne, la pace allora può cominciare con la verità. E quindi analizzo un po' di articoli che sono usciti sulla stampa negli ultimi giorni per cercare di capire un po' da che parte stia tirando, da che parte stiano tirando i media nostrani, i media mainstream. Parto dall'editoriale di ieri sulla stampa, editoriale di Gianni Riotta, intitolato Guerre d'America. Analizzo un po' i principali quotidiani italiani. In Guerre d'America, Gianni Riotta scrive una serie di cose che lasciano già capire come suonino i tamburi di guerra. Dice ad esempio che negli Stati Uniti, al Congresso, dove maggioranza e opposizione si detestano, le leadership devono sapere, ed è Gianni Riotta che suggerisce ai democratici e ai repubblicani statunitensi, lui grandemente del giornalismo italiano, suggerisce ai democratici e ai repubblicani statunitensi che devono sapere che la sfida di Putin è ineludibile, prima o dopo l'appuntamento con la storia a Kiev. Prosegue e dice: Putin minaccia guerra, aizzato da una cerchia di consiglieri falchi. Biden, invece, in questo contesto, come può, cerca di fronteggiare la guerra sul campo, quella psicologica e digitale che Putin muove. Ho letto alcune frasi da questo articolo che potete andarvi a ritrovare su internet, è l'editoriale di ieri, domenica 13 febbraio, e mi sembra già evidente quale sia l'impostazione di Gianni Riotta e della stampa. Hanno già scritto la loro sentenza: Putin è colpevole, Putin muove guerra all'Ucraina e Biden sta cercando di fare tutto il possibile per evitare questo scontro, ma lui, Gianni Riotta, dice agli Stati Uniti: sappiate che lo scontro è inevitabile. Sempre il 13 febbraio, domenica 13 febbraio, anche su un altro grande quotidiano italiano, La Repubblica, c'è l'editoriale del direttore Maurizio Molinari. E già dal titolo si capisce un pochettino che testa c'abbia. Il titolo è La sfida ibrida del Cremlino, quindi è il Cremlino che porta avanti questa sfida. Poche righe e già dice: il match sull'Ucraina vale dunque assai più della posta in gioco. È il tassello centrale di una sfida ibrida all'Occidente per riaffermare gli interessi nazionali russi su scala globale. E qui inserisce un tema che,
si ritrova sulla Repubblica di domenica 13 febbraio in una lettera del primo ministro polacco e il tema è quello della guerra all'Occidente, cioè Putin, ammesso e non concesso che stia muovendo guerra effettivamente all'Ucraina, in realtà secondo Molinari, che riprende in questo il primo ministro polacco, sta muovendo guerra a tutto il sistema occidentale. Il primo ministro polacco lo dice molto esplicitamente, dicendo: l'attacco di Putin significa un attacco alla pace europea, il mondo che conosciamo bene, il mondo dei valori europei, della libertà, della democrazia e della prosperità è stato preso di mira dai leader e dai militari russi. È chiaro che il primo ministro polacco sta cercando di di mobilitare il resto dell'Unione Europea nella guerra santa, tra virgolette, contro Putin. In gioco quindi per lui e anche per Molinari da queste frasi non c'è semplicemente, tra virgolette, semplicemente il futuro dell'Ucraina, in gioco non ci sono le possibili vittime di questo conflitto in Ucraina, ma c'è addirittura la sfida all'Occidente. Perché l'obiettivo di Putin, e qui torno su Molinari, è riassegnare alla Russia un ruolo strategico, strategico globale come ai tempi dell'Unione Sovietica. E qui torna anche lo spauracchio dell'Unione Sovietica. Non a caso il Corriere della Sera ieri presentava una serie di conflitti, di guerre in cui è stato implicato, sono stati implicati gli Stati Uniti d'America, tutte guerre che nei riquadri venivano addossate ai cattivi comunisti. Addirittura si diceva che la guerra in Vietnam aveva causato 60.000 morti tra i militari statunitensi, non si citavano i 3 milioni di morti vietnamiti, non si citava il colonialismo francese, non si citava l'imperialismo statunitense, si citavano solo i morti statunitensi e si diceva che il tutto era dovuto alla aggressione da parte del Vietnam del Nord, dei comunisti del Vietnam del Nord contro Saigon e il Vietnam del Sud. Per cui anche la storia viene ripercorsa in un senso revisionista per giustificare, per tanti versi, il mio timore è il presente. Va avanti Molinari e arrivo direttamente alla fine dell'editoriale che ha scritto su Repubblica. Dice, e qui arriviamo già al ruolo dell'Italia, dice: in tale cornice è difficile ignorare come l'Italia finora sia rimasta nel complesso defilata nella crisi. Il nostro paese è certo fedele all'alleanza, si riferisce alla NATO, e la stretta collaborazione militare in atto dagli aerei in Romania alle truppe in Ungheria lo conferma, ma sul fronte diplomatico è stato assai prudente, fino al punto da far immaginare al Cremlino di poter aprire un canale di dialogo diretto sui temi commerciali con le nostre maggiori imprese. E chiude dicendo, dando un consiglio a Mario Draghi, al primo ministro italiano, dicendo: è interesse del Premier fare chiarezza in merito per non indebolire la credibilità del nostro paese nelle alleanze. Qui Molinari una cosa giusta la dice nel mezzo, insomma, di un ragionamento votato a sostanzialmente porre l'Italia nelle mani della NATO e al servizio assoluto della NATO. Una cosa vera la dice, e cioè che fino ad ora l'Italia, il governo italiano, è stato assolutamente defilato. Io vi ricordo che quando la crisi ha cominciato a diventare più pesante, il nostro ministro degli esteri, Luigi Di Maio, anziché andare a un incontro dei ministri dell'Unione Europea, ha preferito rimanere a Roma perché c'era l'elezione del Presidente della Repubblica, quando, insomma, se ne poteva occupare qualcun altro, lui da ministro degli esteri magari poteva provare a evitare una guerra in Europa, invece no, ha preferito rimanere a Roma. È vero che c'ha un ruolo defilato, ma il problema è che questo ruolo defilato, dal mio punto di vista, dice esattamente l'opposto di quello che dice Molinari. Non è un'apertura per tanti versi filorussa, anzi è sostanzialmente la rinuncia a costruire con fatica sicuramente una posizione autonoma che lotti all'interno del consesso internazionale, con le diplomazie internazionali, per togliere la guerra da mezzo e per mettere sul tavolo il dialogo e la necessità della pace. Quello che l'Italia invece sta facendo è rinunciare alla costruzione di una posizione autonoma per sostanzialmente abbassare la testa davanti ai desiderata della NATO, degli Stati Uniti, insomma degli attori che spingono invece in queste ore, in questi giorni, per lo scontro bellico. E arrivo ad un ultimo articolo di lunedì 14 febbraio, apparso su Repubblica. Il titolo è Heinz, la Super 07 che vuole svelare il bluff russo.
C'è a pagina 6 di Repubblica, ci sono due articoli, uno da un lato, uno dall'altro, con due protagonisti, secondo Repubblica, per l'appunto, la Super 007 statunitense e il generale russo. La Super 007 statunitense ne esce. Io vi invito a leggere questo articolo, una cosa che manco Giovanna d'Arco, manco l'eroina di cui abbiamo studiato sui libri di storia, e poi il finale è pura poesia. Il finale, infatti, si dice: è reale e più imprevedibile del capodonna degli 007 della saga di James Bond. Conosce la forza della matematica, l'eros della letteratura e, proprio come Putin, un po' di judo. Non la migliore notizia per un uomo che a Mosca è considerato una rockstar. Ora, già il fatto che si tratti con questi toni il tema della guerra, della possibile guerra nel cuore praticamente dell'Europa, a me già fa sorridere, ma dovrebbe farmi piangere. Ma io vorrei chiedere a chi ha scritto questa biografia romanzata di questa Super 007 statunitense, come mai non ha riportato una serie di notizie che magari sarebbero state interessanti e che riprendo da Stefania Maurizi, una giornalista investigativa che ha lavorato a stretto contatto con Assange, a Wikileaks e che ha fatto uscire ultimamente un libro, Il potere segreto, che tra l'altro invito tutti a leggere e invito a seguirla su Twitter scrivendo Stefania Maurizi perché riporta sempre notizie interessanti e che smontano tante, nemmeno bufole, ma il posizionamento dei media mainstream. Perché Repubblica non ha citato il ruolo dell'Heinz nella guerra dei droni? Perché non ha citato il suo ruolo quando ha cercato di proteggere la CIA nell'inchiesta sulle torture? Perché viene presentata come un'eroina quando sostanzialmente per l'appunto ha giustificato le torture della CIA e degli Stati Uniti a danno spesso anche di persone assolutamente innocenti? Perché queste informazioni su Repubblica invece non ci sono? Non ci sono assolutamente. E ritorno per un attimo a Maurizio Molinari, il direttore di Repubblica, perché cita nell'editoriale del 13 febbraio James Clapper, ex direttore nazionale dell'intelligence USA, e dice che bisogna evitare di essere presi di sorpresa, che James Clapper dice, bisogna evitare di essere presi di sorpresa come avvenne con la Crimea nel 2014. Ora, James Clapper viene definito in maniera abbastanza asettica ex direttore nazionale dell'intelligence USA. James Clapper è quello, e non viene riportato da Molinari, che aveva detto, e riprendo sempre da Stefania Maurizi, che la NSA non spiava i cittadini USA. Naso che cresce peggio di Pinocchio. È un bugiardo seriale che viene utilizzato come fonte da il direttore di uno dei principali quotidiani italiani. E l'altro, il principale quotidiano italiano, il Corriere della Sera, sempre domenica 13 febbraio, scriveva quanto segue: un dato è certo, il presidente Biden non ha cercato lo scontro con i russi. No, insomma, l'espansione della NATO a est, la possibilità che l'Ucraina entri nella NATO e che quindi missili e armi dell'Alleanza Atlantica siano sul territorio ucraino ad una distanza da Mosca inferiore di quella che c'è tra il Trentino Alto Adige e la Sicilia, non è una mossa, diciamo, azzardata e di aggressione, ma deve essere considerata, boh, non lo so, insomma, in altro modo. E continua Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera di domenica 13 febbraio a pagina 5: oggi l'amministrazione USA è costretta, suo malgrado, a dover aggiornare la linea politica, preparandosi a uno scontro con Mosca da anni 60. Quindi Mosca aggredisce, Mosca è il cattivo, l'orso post-sovietico, ma ancora un po' sovietico, insomma, è il cattivo della situazione. Gli Stati Uniti purtroppo vorrebbero stare in pace, vorrebbero costruire relazioni pacifiche in tutto il mondo, e invece questi cattivi russi proprio glielo impediscono. Onestamente, a me sembra una lettura quantomeno semplicistica, e se la trovassi sui social, insomma, da profili personali di tante persone, potrei uscirmene così, dire semplicistico, punto e passo avanti. Il problema è quando Corriere della Sera, Repubblica, la stampa, ho citato i tre principali quotidiani italiani, scrivono sostanzialmente le stesse cose. Le fonti sono le stesse. Quando si parla, ad esempio, dei senior officers, perché spesso Molinari in particolare, a Molinari piace insomma dimostrare che lui ha contatti con gli Stati Uniti e cita i senior officials e come fonti, chiaramente anonime perché non possono essere svelati, perché sono persone insomma che devono mantenere un certo grado di sicurezza e di tutela. Quando li cita, cita però gli stessi, le stesse fonti che nel 2003 avevano detto che Saddam Hussein aveva armi di distruzione di massa.
Falso, falso, assolutamente falso. Ricordate l'immagine di Colin Powell che nella sessione dell'ONU dice che Saddam ha armi di distruzione di massa? Falso. Siamo andati in guerra nel 2003 in Iraq, compresa l'Italia. Abbiamo mosso guerra contro l'Iraq sulla base di bugie. Bugie. Ci sono dei veri e propri criminali di guerra. Tony Blair è un criminale di guerra come lo era Bush. Hanno inventato notizie false per portare i nostri paesi in guerra contro Saddam Hussein. Questa era fabbricata di sana pianta dalla CIA e l'hanno dovuto ammettere che era una balla colossale. Sempre i senior officials che piace citare a Molinari e ai vari diciamo, direttori di giornale in Italia dicevano che Saddam Hussein e l'Iraq di Saddam Hussein aveva legami con Al-Qaeda. Anche questo è falso, ci sono delle testimonianze estorte sotto tortura da prigionieri degli Stati Uniti che avevano ammesso qualsiasi cosa pur di far terminare le torture e quindi si tratta di prove false con cui gli Stati Uniti e diversi governi europei hanno mosso guerra, compresa l'Italia, contro l'Iraq, 1 milione di morti, un paese distrutto, un paese devastato, un paese a cui hanno tolto il presente e il futuro. E le spese militari che sono servite per fare la guerra sono state sottratte nei nostri paesi ai servizi sociali, alle scuole, ai trasporti, agli ospedali, ad un uso sicuramente migliore che se ne poteva fare. Ecco, ora gli Stati Uniti ritornano su fonti di intelligence che dicono, oltre ai movimenti delle truppe e dell'apparato militare russo, che quello posso anche crederci, ma dicono che i russi si stanno autofabbricando un attentato nel Donbass per poi giustificare l'invasione dell'Ucraina. Ecco, io inviterei quantomeno i nostri giornalisti a esercitare il dubbio, visto che in passato, non sto parlando di 300 anni fa, sto parlando di poche decine di anni fa, altro discorso uguale potrebbe essere fatto per l'Afghanistan, gli Stati Uniti, la CIA, i servizi segreti britannici, i governi del mondo occidentale hanno detto un sacco di balle, un sacco di stronzate che purtroppo hanno condotto a guerre sanguinosissime. Iraq, Afghanistan, vogliamo parlare della Libia? Cioè gli interventi della NATO noi li stiamo vedendo. E qui arriva al ruolo dell'Italia. Perché negli ultimi giorni si sta facendo fortissima, rumorosissima la grancassa e i tamburi di guerra. Battono e abbiamo domenica 13 febbraio la Repubblica pronti 1.000 militari italiani per rafforzare il fianco sud-est dell'Europa. 14 febbraio, lunedì 14 febbraio, dalla stampa Italia in prima linea. Draghi compatta il governo sulle posizioni della NATO e schiera 250 nuovi soldati sul confine in Ungheria. Di cosa si parla qui? Si parla del fatto che il 16 e il 17 febbraio ci sarà un incontro dei ministri della difesa dei paesi NATO a Bruxelles. In quella sede, già il ministro della difesa Guerini, che è un ministro che viene dal PD, ministro del governo Draghi, già sostanzialmente ha detto che l'Italia è disponibile a mandare nuove truppe nei paesi che confinano con l'Ucraina. Noi al momento, l'Italia al momento ha 250 militari già impegnati in Lettonia e ha 150 militari impegnati in Romania in operazioni di air policing, vuol dire che pattugliano i cieli della Romania che affaccia sul Mar Nero per evitare degli attacchi. Ora, il rischio è che mandiamo altri 1.000 militari o ancora peggio. Il rischio è che si mandino anche più persone, perché oggi altre fonti parlavano di 2.000 militari da spedire tra Ungheria, Romania, o anche Bulgaria e Slovacchia. Insomma, su questo ci si deve accordare. Guerini ha detto che ci dovrà essere necessariamente l'autorizzazione del Parlamento. E qui il nostro appello, la rivendicazione da fare a ogni parlamentare è quella di rifiutarsi di inviare dei soldati, dei militari sul fronte di guerra, perché quello che deve fare l'Italia è esattamente l'opposto. L'Italia deve svolgere finalmente un ruolo per la pace, non a favore della guerra. Non bisogna abbassare la testa davanti alle richieste e ai diktat della NATO, ma bisogna lavorare per la pace. Lavorare per la pace significa non inviare militari per diciamo, incentivare l'escalation. Significa rifiutarsi di fare quello che scrivono in queste ore i giornali. Significa anche
negare l'utilizzo del suolo italiano come piattaforma logistica per il lancio di attacchi nelle prossime settimane. L'Italia è stata spesso utilizzata come piattaforma logistica dalla NATO e dagli Stati Uniti per i bombardamenti della Jugoslavia, per i bombardamenti dell'Iraq, insomma, per le guerre che sono state condotte negli ultimi 30 anni nello scenario, nello scacchiere del Mediterraneo, del Medio Oriente e non solo. L'Italia deve rifiutarsi di partecipare alla guerra, rispettando l'articolo 11 della Costituzione, in cui si dice che l'Italia ripudia la guerra. E gli unici attori che sarebbero favoriti dallo scoppio delle ostilità in Ucraina sono quelli che fanno riferimento al complesso militare industriale, che sia quello italiano, che sia quello statunitense. Sono gli unici, perché la povera gente morirà in Ucraina, morirà su tutti i lati del conflitto. Il nostro posizionamento deve essere quello contrario alla guerra, per lo sviluppo di un movimento antimilitarista in questo paese. È urgente, perché se anche la situazione non dovesse precipitare come tutti quanti noi auspichiamo, è vero che purtroppo la direzione di marcia non è affatto positiva e si sta andando ad una recrudescenza degli scontri con degli scenari che sono assolutamente, assolutamente folli. Noi dobbiamo scongiurare la guerra in ogni modo. Ora abbiamo bisogno, per l'appunto, anche di mobilitazione fisica, di costruire presidi, di costruire cortei, di costruire presenza nelle piazze, di costruire sensibilizzazione per far capire che la guerra, tra l'altro, è a detrimento dei nostri stessi interessi. Uno, perché è una guerra alle porte dell'Europa. Due, perché provocherebbe morti su morti in Ucraina. Tre, perché va a ledere gli stessi interessi nostri. Per l'appunto, i soldi spesi nella guerra in Ucraina sarebbero soldi tolti al welfare state e ai servizi sociali nel nostro paese. Noi dobbiamo lavorare per la pace e contro la guerra. Rinnovo quindi l'appuntamento di sabato mattina alle ore 11 davanti alla base NATO di Giugliano in provincia di Napoli. Lo scriverò poi sotto nei commenti, vi darò anche altre notizie da questo punto di vista, vi metterò qualche link. E chiudo con questa, che poi è una domanda che pongo a voi perché ho avuto la pazienza, insomma, di vedere la diretta fino ad ora. Non voglio farla troppo lunga, però potrei fare un'ulteriore diretta per spiegare un po' meglio il perché sia tornato da un anno a questa parte così forte il termine atlantismo, soprattutto da parte del primo ministro Draghi, da parte degli esponenti della galassia PD o ex PD, vedi Renzi, che cosa si cela dietro il termine atlantismo e qual è il ruolo che sta giocando, che ha giocato negli anni e che sta giocando e che può giocare il Partito Democratico, che viene spacciato come il partito di sinistra del sistema politico italiano, e invece a guardare bene sta giocando tutt'altro ruolo rispetto a quello di progresso e di difesa della pace che una formazione di sinistra dovrebbe giocare. Fatemi sapere se vi interessa, che magari faccio un'altra diretta per parlare di queste cose, e magari se ce la faccio provo a invitare anche Stefania Maurizi, che sicuramente su questi temi è molto più preparata perché ha studiato migliaia e migliaia di pagine di documenti segretati negli Stati Uniti e che sono stati rivelati anche al grande pubblico da Julian Assange. Dobbiamo lottare anche per la liberazione di Julian Assange. E chiudo con la sua frase: se la guerra spesso nasce sulla base delle menzogne, la pace può cominciare dalla verità. Cominciamo a raccontare la verità. Facciamo girare questo video, facciamo girare la verità e non permettiamo ai media italiani di farsi gran cassa della direzione bellicista che stanno prendendo i governi occidentali. Difendiamo la pace, difendiamo la nostra gente, difendiamo i popoli del mondo.